Siamo davanti all'Università del Salento, una delle principali istituzioni civili dell'intero territorio salentino. Un ateneo al centro del dibattito politico in questa campagna elettorale che vede i candidati a sindaco della città di Lecce offrire idee e proposte in merito all'Università appunto del Salento. Noi però le idee e le proposte le abbiamo raccolte direttamente dagli studenti. Rosanna, che cos'è per te l'università? L'università è prima di tutto uno spazio per gli studenti e con gli studenti, quindi è la possibilità di condividere e di formarsi insieme, quindi è lo spazio della conoscenza, diciamo, per eccellenza. L'università rappresenta, come per me e anche per altri studenti, il luogo di formazione per eccellenza, dove appunto cercano i docenti, in collaborazione con gli studenti stessi, di estrapolare esperienze e capacità, ma soprattutto anche le competitività di ogni studente affinché si possa inserire in modo adeguato nel mondo lavorativo. Per me l'università è sicuramente il punto di incontro fra le varie persone e i vari studenti, è il punto di crescita di ogni studente, è una crescita sicuramente culturale, è una crescita didattica, è una crescita politica. L'università, se sfruttata al meglio ovviamente, fa sì che ogni singolo individuo diventi il futuro cittadino a Lecce o comunque all'interno del circolo internazionale. Per me l'università è la quotidianità, io vivo la mia università, la frequento giorno dopo giorno, quindi per me è la quotidianità. Riccardo, l'Università del Salento sembra essere cresciuta negli ultimi anni, secondo te grazie a che cosa? Cioè qual è il suo punto di forza? Il suo punto di forza principale, a mio parere, è assolutamente la grande competenza e capacità dei professori, sono molto preparati. Il punto di forza del nostro ateneo sicuramente è la didattica, come abbiamo visto dai dati Alma Laurea, tutti coloro che si laureano entro i primi 6 mesi, tipo dei dati estratti da ingegneria, chi si laurea entro i primi 6 mesi riesce a trovare lavoro grazie alla nostra collocazione all'interno di un territorio che in realtà è reattivo per quanto riguarda la ricerca di nuovi lavoratori, tutto perché dipende dalla collocazione e tanto quanto dalla grandezza del nostro ateneo, che è un ateneo medio-piccolo. Quindi ogni docente riesce a seguire esattamente ogni studente rispetto a un politecnico che c'è una grande platea, quindi diciamo c'è una dispersione per quanto riguarda durante le lezioni. Secondo me il punto di forza principale dell'università sono appunto gli studenti. Gli studenti secondo me sono proprio il motore per far crescere la nostra università. La comunità studentesca e anche il territorio, probabilmente è problematico il rapporto con il territorio, se pensiamo al caso TAP, il fatto che il rettore non si sia e non abbia preso posizione, insomma, però il territorio è un qualcosa su cui costruire, su cui l'università potrebbe investire di più ed è anche il punto di forza dell'università, bisogna solo imparare a sfruttarlo appieno. Che cosa invece secondo te che manca ancora a questo ateneo? Secondo me la cosa che manca è proprio l'organizzazione, sia a livello amministrativo che a livello didattico. Quello diciamo è un punto su cui dovremmo premere per trovare una giusta organizzazione. C'è il punto debole del nostro ateneo è la ricerca, che in un connubio perfetto fra didattica e ricerca riusciamo sicuramente a diventare un fiore all'occhiello, un diamante per quanto riguarda il circolo degli atenei italiani, però non essendoci ricerca all'interno del nostro ateneo non riusciamo a sviluppare quindi a progredire le nostre conoscenze. Ciò che frena questo ateneo è sicuramente la grande organizzazione che però non riesce a cavalcare l'onda a seguito comunque delle grandi richieste degli studenti. Le strutture, prima di tutto, nel senso che magari deve essere presa la consapevolezza del fatto che la struttura è il principale spazio, lo spazio fisico in cui poi gli studenti si vanno a formare, quindi prendere consapevolezza di questo e appunto il rapporto con il territorio, che è tanto il punto di forza quanto quello di debolezza della nostra università. Tra qualche settimana Lecce eleggerà il suo nuovo sindaco, quello dell'università è un tema che si sta imponendo nel dibattito elettorale. Cosa dovrebbe fare secondo te per prima cosa il nuovo sindaco di Lecce?
Per quanto riguarda il nuovo sindaco, io mi auspico che renda questa università davvero un'università a portata di studente, di universitario, quindi diciamo bisogna migliorare sicuramente la questione dei trasporti, abbiamo una forte pecca per quanto riguarda i trasporti, tanto quanto bisogna migliorare i punti di aggregazione, sia diciamo per quanto riguarda lo studio, tanto quanto il divertimento da parte degli studenti, perché la vita dello studente non è fatta di solo studio, ma anche di divertimento. Invece secondo me l'ultimo punto che il nuovo sindaco che entrerà a Palazzo Carafa che dovrà affrontare è sicuramente quello di cercare di creare un collegamento diretto per e dalla cittadella, che in questo momento fa parte sempre della nostra università, dell'Università del Salento, ma viene sempre messo da parte. Per prima cosa dovrebbe assolutamente creare una partnership con le scuole superiori, affinché si possano creare delle serie giornate di orientamento e non delle perdite di tempo come magari purtroppo vengono intese queste giornate importanti per gli studenti, e soprattutto creare anche un ufficio corriere, chiamiamolo così, per gli studenti che si laureano e comunque hanno tra virgolette un'agevolazione dal punto di vista post laurea per trovare lavoro. Interloquire con l'università prima di tutto e quindi poi capire le esigenze dell'università, le esigenze del territorio e connetterle tra loro. Dovrebbe avere la capacità di mettere in rete e di rendersi conto che la comunità studentesca, tanto universitaria e prima di tutto universitaria, che anche quella degli studenti, insomma dei licei, è la parte fondamentale della città e quindi puntare principalmente sui servizi che può offrire la città agli studenti. Una cosa che potrebbe fare è sicuramente cercare di inserirsi negli organi, diciamo, quelli più importanti dell'università, per creare così un contatto diretto con gli studenti e quindi trovare delle soluzioni insieme a noi.